Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Il Centro Regionale della Protezione Civile a Foligno ha ospitato l'incontro di aggiornamento tra la Giunta regionale, la Presidente Marini e gli assessori, i consiglieri regionali dell'Assemblea Legislativa e i responsabili delle attività post-terremoto. Da Foligno, servizio di Marco Paganini. Il numero degli sfollati a cui bisognerà effettivamente fornire una casa per i prossimi anni, le diverse soluzioni abitative temporanee da assicurare a chi potrà rientrare nelle proprie abitazioni in tempi brevi, la verifica dell'agibilità degli edifici, la questione del riutilizzo delle casette di legno del sisma del 1997, le possibili sistemazioni per gli allevatori e per garantire la prosecuzione dell'anno scolastico agli studenti, la situazione critica della viabilità in Valnerina. Intorno a questi punti focali si è articolato l'incontro tra Giunta regionale dell'Umbria con la Presidente Marini e gli assessori Barberini e Bartolini, consiglieri regionali e responsabile della Protezione Civile Moretti. È come abbiamo fatto in agosto, due giorni dopo il sisma ci siamo visti e incontrati qui nella centrale operativa della Protezione Civile, proprio perché sentivamo la necessità di informare tutti i consiglieri su quelle che sono state le azioni messe in atto e quelle che saranno le azioni messe in atto nel prossimo futuro. Riteniamo che in questa fase così delicata e così particolare per la nostra regione come per le altre tre regioni coinvolte in questo sisma ci sia la necessità di fare veramente sintesi e squadra anche tra le diverse forze politiche. Questo è il motivo per cui la settimana scorsa si è svolta qui una riunione con tutti i parlamentari della nostra regione perché si potesse veramente condividere un'idea della situazione che è sotto gli occhi di tutti e soprattutto una strategia su come procedere. Dopo l'intervento della Presidente Polzi, Alfiero Moretti ha illustrato un articolato report sulla situazione delle zone colpite dal sisma del 30 ottobre. Il primo obiettivo della Protezione Civile è garantire adeguato sostegno alla popolazione, dato che sono circa 5.000 le persone da assistere. Di queste, 1.600 sono negli alberghi, 2.500 sono all'interno di strutture comunitarie in Valnerina, Spoleto, Foligno, Sellano, mentre a Cascia, Monteleone, Norcia e altri centri sono ospitate circa 800 persone all'interno delle tende. Una soluzione che però andrà superata puntando sugli alberghi che hanno già dato ampia disponibilità ad accogliere gli sfollati. Coloro che sono voluti rimanere nei pressi delle proprie abitazioni verranno ospitati in villaggi comunitari con moduli abitativi da 2 o 3 posti letto e con i servizi in comune. Per far fronte alle migliaia di richieste di sopralluogo è stato previsto di superare il sistema dei certificatori e di utilizzare tutti i tecnici disponibili in Italia, cercando di arrivare a circa 1.000 professionisti. Una volta ultimata la ricostruzione si dovranno allestire i campi, urbanizzarli e poi ordinare le strutture prefabbricate. Tutto questo dovrebbe avvenire poco dopo Natale. Per gli allevatori, circa 50, ci saranno soluzioni abitative prefabbricate e rimovibili in acciaio da 40 e 70 metri quadrati. Le strade sono quasi tutte chiuse e a viabilità limitata, mentre a far fronte all'emergenza nelle scuole danneggiate a Norcia e Cascia ci vorrà qualche mese. Anche la Presidente Marini ha aggiunto alcuni elementi al quadro del post-sisma in Valnerina. Intanto questa prima fase, accanto alla doverosa e necessaria azione di assistenza alla popolazione che il sistema di protezione civile nazionale e regionale mette in campo, le istituzioni, compresa la Regione, stiamo lavorando d'intesa con il Governo e il Parlamento per approvare rapidamente il decreto, per dare certezza anche al percorso di ricostruzione di risorse finanziarie ma anche di tempi e procedure. In priorità, a nostro avviso, ci sono le imprese e le attività produttive, perché dobbiamo fare in modo che le imprese danneggiate possano riprendere rapidamente la propria attività, che è il presupposto anche della tenuta sociale, e parallelamente il percorso di ricostruzione. Alla popolazione da assistere, l'accordo e l'intesa con il governo è di consegnare i container per la fase intermedia, le casette per tutti coloro che hanno le case inagibili, che voglio sottolineare sono per tutti quei cittadini che hanno scelto di rimanere nelle frazioni, di rimanere nei comuni di residenza, e quindi dobbiamo costruire soluzioni lì a Norcia, Cascia e Preci e non soluzioni alternative che ci sarebbero già in campo. Divergenti le valutazioni dei consiglieri regionali. Alcuni hanno espresso approvazione per il piano di interventi prefigurato. Ma le priorità innanzitutto sono quelle di chiaramente garantire una sistemazione idonea il più presto possibile, garantire che le attività economiche possano proseguire e garantire, diciamo, l'attività scolastica, perché questi tre elementi consentono poi
diciamo, di riprendere una vita normale, fra virgolette, sapendo che comunque la ricostruzione avrà tempi più lunghi. Poi come priorità io vedo assolutamente l'esigenza di avviare da subito questo enorme lavoro che riguarda i sopralluoghi nelle abitazioni, perché da questi noi capiremo, diciamo, l'entità effettiva di quello che viene dopo, sia delle sistemazioni delle persone che diciamo di quella che è. Molte, come abbiamo visto in altri casi, in molte realtà poi quando si vanno a fare i sopralluoghi da una inagibilità magari data nell'immediato si possono creare anche le condizioni per cui quell'abitazione può essere utilizzata. È stato un incontro molto importante che ha permesso a tutti i consiglieri di prendere atto del grande lavoro che sta facendo la Protezione Civile regionale in collaborazione con la Protezione Civile nazionale e con il commissario Errani. E naturalmente sono chiare a tutti i consiglieri ormai le quattro fasi che dobbiamo gestire ed affrontare tutti insieme con grande unità. Oggi siamo nella fase dell'assistenza alle persone e successivamente ci sarà la fase dei container, successivamente delle casette e poi la ricostruzione completa della città e dei territori, delle case sparse. Questo è l'obiettivo, naturalmente senza tralasciare le attività produttive e le molte aziende agricole che sono nel territorio per le quali già si stanno predisponendo le aree per il ricovero sia degli alimenti per i foraggi e sia per il bestiame, oltre appunto a insediare i moduli e le casette per gli stessi coltivatori. Altri componenti dell'Assemblea legislativa hanno invece avanzato riserve su alcune delle scelte effettuate. Come prima valutazione indubbiamente sono stati fatti diversi interventi, anche se in ritardo, dopo l'ultima scossa del 30, e parecchie persone hanno dormito in auto, ma per la sistemazione, anzi per poter dare alle persone un modulo o una casetta in legno dovranno passare diversi mesi. Non è accettabile perché comunque le persone non devono essere per forza spostate negli alberghi se non vogliono, bisogna dargli il completo comfort ma sicuramente anche un'adeguata sistemazione. Non condivido che per chi va in albergo ci sono 40 euro al giorno e per chi richiede l'autonoma sistemazione 200 euro al mese, questa è una incongruenza e un problema serio. Dalla riunione che abbiamo fatto oggi qui al centro della Protezione Civile di Foligno è emerso che Renzi e il governo hanno detto una colossale bugia. Purtroppo è molto probabile che non ci saranno i container per gli sfollati entro Natale. Non solo questi container saranno di 12 metri quadri, quindi tre persone dormiranno in 12 metri quadri con bagni in comune. Questa è una colossale bugia che ha detto il governo Renzi, che va smascherata. Ora dobbiamo comunque, al di là di questo, superare le distinzioni politiche per garantire una maggiore e dignitosa, soprattutto sistemazione degli sfollati. Abbiamo fatto un punto della situazione, secondo me molto utile per approfondire un po' le questioni più urgenti che ci sono per cercare di accelerare al massimo, questo è l'obiettivo insomma, che ci poniamo, la sistemazione delle persone e evitare lo spopolamento di quelle zone gravemente colpite dal sisma. Quindi abbiamo deciso una serie di iniziative anche da sottoporre attraverso la Presidente della Giunta e la Presidente del Consiglio regionale al Governo nazionale, alle commissioni, per esempio domani ci sarà una riunione. Ecco, io penso che sia la cosa fondamentale quella di accelerare perché l'inverno morde e quindi le persone devono essere portate in sicurezza. In questo incontro conta molto quello che non è stato detto e quello che non è stato detto è la disorganizzazione totale che stanno subendo le popolazioni residue di Norcia, Cascia, Preci e delle altre comunità. È una disorganizzazione rispetto alla quale occorre l'intervento immediato dei tecnici dell'esercito, occorre una mobilitazione straordinaria, occorre una nuova organizzazione con delle persone a capo dei servizi riconosciute, la stessa Protezione Civile regionale è in condizioni di grandi difficoltà, i volontari non bastano, non vedo come si possa andare avanti in questo modo sia per coloro che ovviamente devono tornare a Norcia, Cascia, Preci, sia per chi è rimasto lì, sia per le varie attività che sono pressoché bloccate.
Nel 1997 abbiamo fatto bene velocemente perché siamo rimasti molto uniti e incisivi dal punto di vista amministrativo. Ora dobbiamo procedere entro 3 mesi per realizzare le sistemazioni nelle case alternative e quindi nei moduli di legno e strutture prefabbricate. Poi dovremmo avere la certezza dal governo e dall'Unione Europea che siano destinate all'Umbria tutte le risorse che servono per case, attività e beni culturali. E in ultimo la cosa più importante, autocertificare e semplificare. Più riusciremo a semplificare le procedure e più andremo a ricostruire in tempi rapidi. Riunione interlocutoria della seconda commissione consiliare di Palazzo Cesaroni che ha deciso di rimandare di una settimana il voto sul disegno di legge della giunta regionale che detta norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti. È stato il presidente della commissione, Eros Brega, ad informare i commissari presenti della richiesta pervenuta da diversi sindaci dei territori colpiti dal sisma del 97, ma anche di sindaci interessati da altri eventi successivi, tra i quali quelli di Narni e Marsciano. Chiedono di essere ascoltati per esprimere le loro posizioni rispetto alla iniziativa legislativa dell'esecutivo regionale. L'assessore regionale alla sanità, Luca Barberini, ha iniziato l'illustrazione del nuovo piano sociale ai membri della terza commissione consiliare dell'Assemblea legislativa. Il nuovo piano sociale, ha spiegato l'assessore, è stato aggiornato ai mutati bisogni della comunità umbra, che si presenta come la regione con la più alta percentuale di ultra 75 anni rispetto alla popolazione, con una crisi economica che ha portato a un impoverimento della comunità e a maggiori difficoltà che incontrano le famiglie a sostenere le fragilità interne. Il principio che anima questo documento è quello di mettere al centro delle attenzioni e delle risorse la centralità della persona, altro aspetto fondamentale è la responsabilità. Responsabilizzazione dei cittadini, che non sono solo i destinatari ma anche protagonisti delle azioni che metteremo in campo. Le zone sociali si devono riappropriare del loro ruolo, intervenire su anziani o giovani, porre attenzione ai flussi migratori. Il ruolo delle zone sociali sarà importante per il protagonismo che viene loro richiesto e per la definizione degli obiettivi. I piani sociali di zona debbono interpretare i bisogni locali e mettere a disposizione strumenti per realizzare le attività individuate. Quindi le zone sociali diventano motore degli interventi, strumento essenziale della governance e per la prima volta, sottolineato l'assessore, sono previste premialità e penalità per le zone sociali inadempienti. Le risorse finanziarie sono nazionali, regionali e provenienti dalla Unione Europea. Il Fondo Nazionale Politiche Sociali riserva per il 2016 all'Umbria 4.600.000 euro, a cui bisogna aggiungere i 4.544.623 euro del Fondo Sociale regionale, finanziato dal bilancio della regione, poi risorse di minore entità, 123.000 euro dal Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia, 25.000 euro che sempre lo Stato destina alle politiche giovanili, in totale sono 9.183.716 euro, cui vanno aggiunti i 6.800.000 del Fondo Nazionale Non Autosufficienza. L'altro ramo di finanziamenti è quello proveniente dal Fondo Sociale Europeo, 41.358.990 euro che l'Unione Europea destina all'Umbria per l'inclusione attiva, la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, l'incremento dell'occupabilità e anche per promuovere le pari opportunità, cui debbono aggiungersi ulteriori 14.167.168 euro per il miglioramento dell'accesso ai servizi sostenibili e di qualità, per un totale di risorse europee pari a 55.526.158 euro. Per la prima volta, sottolineato Barberini, affrontiamo un sistema di monitoraggio informativo che permette di misurare lo stato di bisogno dei cittadini e gli interventi fatti nel sociale tramite un meccanismo di controllo su chi riceve sostegno e chi no, grazie alla messa in rete delle strutture coinvolte. Inoltre, uno specifico capitolo è destinato alle risposte all'emergenza sociale, con la creazione di un modello umbro di servizi socio-comunitari in grado di rispondere all'emergenza, con particolare attenzione alle aree interne, specialmente montane, territori più fragili sia in base agli indicatori economici che per la maggiore presenza di anziani.
La prima commissione consiliare ha proseguito le audizioni sulla situazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ascoltati il direttore generale dell'ARPA Ganapini e l'assessore regionale Bartolini. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, ha proseguito le audizioni sulla situazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ascoltando l'assessore Antonio Bartolini e il direttore generale dell'ARPA, Walter Ganapini. Queste riunioni prendono le mosse dalla proposta di modifica della legge regionale sull'ARPA presentata dai consiglieri di centrodestra, con primo firmatario Raffaele Nevi, Forza Italia, che punta a costruire un'organizzazione dell'agenzia regionale su due dipartimenti territoriali che coincidono con le aree di competenza delle ASL. L'assessore Bartolini ha spiegato che è allo studio della Giunta un pacchetto complessivo di riforme all'interno delle quali è prevista anche quella dell'ARPA. Già nella riunione di lunedì prossimo affronteremo questo tema anche per adeguare la normativa regionale alle nuove leggi nazionali sulla protezione dell'ambiente. Quindi anche eventuali elementi di non chiarezza, ha detto Bartolini, dell'attuale legge regionale legati ai dipartimenti potranno essere chiariti. Il direttore Ganapini ha ricordato come l'ARPA, in un periodo di risorse decrescenti, abbia avviato un percorso di riorganizzazione per recuperare efficacia ed efficienza, eliminando sprechi e duplicazioni di funzioni. Così ora, ha spiegato, abbiamo una struttura non più piramidale ma flessibile che ci ha consentito di aumentare le nostre prestazioni perseguendo la strada del potenziamento e del radicamento con il territorio, anche grazie ad un rapporto costante con i comuni. E tutto il percorso è stato sempre condiviso con i nostri stakeholders, con il personale e con tutte le sigle sindacali che hanno approvato la riorganizzazione. La terza commissione ha discusso, alla presenza dell'assessore regionale Giuseppe Chianella, la proposta di legge dei consiglieri della Lega Nord, Emanuele Fiorini e Valerio Mancini, con cui si intende modificare la legge regionale riguardante l'assegnazione delle case popolari. Introdurre dei parametri come la residenza anagrafica o una stabile attività lavorativa sul territorio regionale da almeno 10 anni, allo scopo di tutelare o quantomeno di non penalizzare i cittadini italiani che spesso, scorrendo le graduatorie, risultano avere meno diritti degli stranieri nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale popolare. È l'intento principale delle modifiche alla legge 23 del 2003 proposte dalla Lega Nord, che prevedono anche la tutela di quei coniugi che in seguito a una separazione non dispongono più della loro casa perché assegnata dal giudice all'altro coniuge e vengono così a trovarsi in forte difficoltà economica e abitativa. Per questo, ha detto il capogruppo della Lega Emanuele Fiorini, chiediamo che venga data loro la possibilità di accedere al bando per l'assegnazione dell'alloggio popolare sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. Inoltre, anche i cittadini stranieri dovranno sottostare alla limitazione di non possedere immobili, anche se situati al di fuori del territorio italiano. Diversi consiglieri regionali hanno condiviso con il proponente la necessità di rivedere i criteri di assegnazione delle case popolari, ma non c'è condivisione sul periodo di tempo individuato, 10 anni, anche perché, come ha evidenziato l'assessore Chianella, un simile provvedimento legislativo adottato già in precedenza dalla Regione, che prevedeva una residenza sul territorio da almeno 5 anni, è stato poi impugnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, però, le regioni Lombardia e Toscana hanno legiferato in maniera identica con il parametro dei 5 anni di residenza e non hanno subito alcuna osservazione. Anche per questa edizione è tutto, come sempre grazie per averci seguito, vi ricordo che Telecrew va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria, è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa e poi naturalmente su YouTube. Grazie per l'attenzione, arrivederci.